Allora, ti sto per raccontare alcune delle esperienze, diciamo, paranormali che sono avvenute nella mia vita. Mi è successo la prima volta che ho avuto un'esperienza paranormale, è stata qualche anno fa, che ero a casa con una mia amica, eravamo da sole, e lei ha sentito una spinta davanti la porta della mia cameretta. Allora, avevamo appena finito di vedere un film horror e quindi credevo lei fosse suggestionata e quindi l'ha presa in giro. E diciamo quella serata finì così, senza nessun altro avvenimento. Qualche mesetto dopo, di notte ero in cameretta che dormivo, mi sveglio di colpo e in quell'esatto punto dove la mia amica sentì la spinta, vidi una sagoma di una bambina. Questa bambina era interamente bianca, proprio il classico fantasma, con una tunica bianca, capelli corti, che mi fissava, al che io, diciamo, ero tra veglia e sonno, mi alzo per vedere, cioè, per guardare bene, perché comunque non avevo mai avuto esperienze di questo genere, quindi mi ero un attimo, diciamo, spaventata e niente, scompare nel nulla. Poi, diciamo che in casa, queste cose qui sono successe in casa mia e non sono mai avvenuti, diciamo, avvenimenti tragici, perché sono sempre stati i miei genitori oppure la famiglia di mio padre ad abitare in questa casa e quindi, diciamo, ho la certezza che non è mai successo nulla da provocare, diciamo, la presenza di questa entità. La casa del mio fidanzato c'è da premettere che è proprio attaccata ad una chiesa, cioè la chiesa e le pareti di casa sua sono proprio attaccate, diciamo. E nulla, non è mai successo nulla, cioè non mi ha avvisato nulla, niente di che, tranne che qualche anno fa, 7-8 anni fa, il mio ragazzo vide una sagoma nera, hai capito, di vedere una volta una sagoma nera, ma nulla più, nessun fastidio, niente di niente. Al che qualche settimana fa io ero a casa del mio ragazzo appunto, ed eravamo nel cortile, che stavamo allestendo per una cena fuori e stavamo prendendo tavoli, sedie e tutto, quando a un certo punto io vedo una nuvola bianca sfrecciare, ma era grande. Dico al mio ragazzo, il mio ragazzo mi dice: "Ma vuoi vedere che sei impressionata? Perché qui non succede nulla, siamo tranquilli, poi comunque siamo attaccati ad una chiesa, quindi la vedo un po' impossibile come cosa." E io gli dissi: "Sì, ma infatti io non ho avuto un'impressione negativa di questa entità, perché secondo me si tratta di un'entità." Nulla, non accade nulla, la serata andò tranquilla e tutto. Quando la settimana dopo io tornai lì a casa del mio ragazzo, sempre in una cena fuori casa sua e tutto, mentre stavamo allestendo di nuovo, appena mi ritrovo da sola davanti alla cantina dove avevo visto quell'ombra, si sposta una sedia, ma si sposta leggermente. Io chiamo subito il mio ragazzo per fargliela vedere e dico: "Hai visto? La sedia è spostata, allora avevo ragione." Però comunque, dopo questi piccoli segnali, non è successo null'altro. Fino a quando l'anno scorso, comunque, diciamo, si sono susseguite vari momenti di manifestazione. Diciamo che in casa mia ne ho avute anche altre, tra cui tipo la notte che dormivo e mi capitava di sentire il letto tremare, oppure di svegliarmi sempre alle 3 di notte, di svegliarmi anche più volte di notte, e questo tutte le notti per un periodo di tempo, di non riuscire proprio a dormire, oppure un'altra notte che mi svegliai ed io ero mentre dormivo e dietro le tende della mia cameretta comunque vidi una sagoma che mi guardava, che era diversa da ciò che ave cioè da quella che avevo visto, diciamo, l'anno prima. Nell'ultimo periodo che ero uscita e stavo tornando a casa e mi dirigo in bagno. Nel mentre che andavo in bagno passo davanti la camera da letto dei miei genitori e vedo l'etichetta di un pantalone che era appeso muoversi, al che io penso: "Vabbè, sarà la finestra aperta, un po' di vento." Però dentro di me sentivo di dover fare un video. Inizio a filmare questo video
E vedo che praticamente vedo passare degli orbs e poi la videocamera a un certo momento fa interferenza ed io stacco il video. Io lo avevo avvertito, diciamo, una sensazione di cupezza addosso appena tornata a casa e infatti io sono stata proprio attirata da queste entità, cioè nel senso io sentivo proprio come se qualcuno mi stesse dicendo guardami. Ed è per questo che poi ho filmato il video, che adesso ti allego. Tra le tante esperienze che comunque ho avuto in quest'anno, che è stato proprio, cioè, è stato lunghissimo, mi succedevano, diciamo, una dietro l'altra, in posti differenti. Anche a casa di mia nonna, che anche lì non è mai successo nulla e lo so per certo, ed ero sempre di notte che dormivo e sentivo sempre un fastidio, non riuscivo a dormire, al che sentivo, ho cominciato a sentire dei rumori, tipo delle biglie che cadevano a terra di continuo, al che io infastidita dei rumori, infastidita che non riuscivo a dormire, qualcosa mi impediva di dormire. Io mi siedo sul letto e appoggio i piedi a terra. Appoggiando i piedi a terra sento un'aria gelida che mi accarezza le caviglie. Al che no, io sempre tra vigili e sonno, comunque, diciamo, dico, ma che cosa è stare a freddo? Era tutto chiuso ed era inverno. E stava la stufa accesa, comunque. Vado a guardare di fronte a me che c'era la finestra e dietro di me vedo una sagoma di un fantasma che era una vecchietta, ma una vecchietta di altri tempi, aveva tipo un'acconciatura alta, un vestito abbastanza ampio e aveva un viso imbronciato, quasi arrabbiato, aveva un'espressione che era inquietantissima. Infatti io mi spaventai tantissimo e mi girai per guardare cosa fosse, o magari se mi stavo impressionando, se stavo sognando, non lo so, ma nulla. Scomparve nel nulla. Al che io mi alzai per andare nel bagno e rimasi la porta aperta. La porta, da che era aperta, mano a mano, si chiudeva fino ad arrivare a metà tra l'aperto e il chiuso. Piano piano si spostava. Cioè, in teoria questa entità è come se mi avesse seguito anche in bagno. E poi quella sera, dopo questi eventi che sono successi quella sera, poi ho dormito tranquillamente. Quindi io credo proprio che questa entità avesse proprio il bisogno di farsi vedere, per questo non riuscivo a dormire. A distanza di qualche mese, sempre in casa di mia nonna, io ero a PC con il mio ragazzo guardando un film ed era sempre inverno, quindi finestre chiuse, porte chiuse, luci spente perché guardavo un film, fino a che un tratto io sento una puzza di marcio. Ma una puzza tipo putridume, una puzza disgustosa, nauseabonda. E dico vicino al mio fidanzato, chiedo, ma tu non la senti? Fa lui no. Ma perché, che cosa? Faccio io sento una puzza, non lo so, tipo di spazzatura andata a ma. Una puzza nauseante che ti entrava proprio dentro. Al che fa lui no, io non sento proprio niente. Mi giro verso la finestra, ma questione di un attimo. E vedo che la finestra era aperta, quando noi l'avevamo chiusa perché faceva freddo. E anche lì, poi oltre questo, niente più. Insomma, queste sono state le esperienze, diciamo quelle un po' più invasive, che mi sono capitate. Ho deciso di raccontarle perché mi piace confrontarmi in quest'ambito, perché mi affascina e nello stesso tempo comunque spaventa e inquieta. E quindi, niente. Alla prossima!